Amici sportivi di Antara TV, benvenuti alla seconda puntata di Punto Sport, come sempre in diretta dagli studi di Via Dante qui a Lavagna, per raccontarvi quello che è successo nel fine settimana calcistico. Siamo stati fermi un lunedì per via appunto del maltempo che ha praticamente rinviato tutti i campionati. Hanno giocato solo due nostre squadre del Tiguglio, la Samaritese e il Moneglia. Tra l'altro ci sono state polemiche per il ritardo con cui soprattutto il comitato di Chiavari aveva annunciato questo rinvio. In certi casi le squadre venivano avvisate quando erano sul campo a riscaldarsi o in viaggio verso i campi dove si sarebbero dovute disputare le partite. Comunque, finite le polemiche, si è ripreso a giocare e stasera in contemporanea gioca la Virtus Entella, che è impegnata in trasferta contro il Cittadella, e sicuramente dalla regia Marco Pinati e Davide Cucco ci aggiorneranno sulla situazione appunto della Virtus Entella. Stasera avremo tanti filmati e abbiamo anche tre ospiti che vado subito a presentarvi. Partiamo con Antonio Stifani, che è vice allenatore del Borgo Rotondo. Buonasera. Poi abbiamo il presidente del Santa Maria San Salvatore, Nino Bono. Ciao Nino. Buonasera e grazie per avermi invitato. E poi Paolo Gallo, allenatore del Borgo Rotondo. Ciao. Buonasera, ciao, ciao. Bene, direi che possiamo iniziare la trasmissione. Facciamo un piccolo passo indietro, perché mercoledì scorso c'è stata la Coppa Italia di Serie D e ha vinto Rapallo Bogliasco ai calci di rigore contro le Chieri. Ci sono state una serie infinita di rigori, alla fin fine è andata bene per il Rapallo Bogliasco, che giocherà il prossimo turno mercoledì 19 novembre contro lo Scandicci. C'è ancora da stabilire luogo e orario appunto della partita, ma comunque di Serie D parleremo diffusamente nel corso della trasmissione. Andiamo a vedere subito i tabellini, partendo dalla terza categoria. Si è giocata la quarta giornata, eccoli qua: Arenelle Cavello Grasso 1-0 a favore del Cavello Grasso grazie al gol di Risotto. Poi Atletico Casazza Valle, vittoria del Valle 3-2 per l'Atletico Casazza, doppietta di Bacigolupo, mentre per il Valle hanno segnato Biggio, Avorio e Bandini. Borgo Rapallo Framura 2-1 per il Borgo Rapallo, Manco e Marcutti. Per il Framura la rete è stata segnata da Romano. Poi abbiamo Levese Radio Portofino, vittoria della Radio Portofino 2-1 per la Levese, rete di Gatto per la Radio Portofino, Wafi e Balocco, e vittoria che i ragazzi della Radio Portofino dedicano al proprio mister Claudio Zetti, perché l'altro giorno il mister ha perso il proprio papà e quindi la dedica speciale dei giocatori della Radio Portofino da dedicare appunto a loro mister Zetti. Continuiamo con i risultati: Moniglia United Rapallo 4-2 per il Moniglia, doppietta di Cedolin, Pavan e Carbone. Per la United Rapallo a segno Flocco e Arru. Poi 0-0 tra Rupinaro Sport e Ricalcio, e 3-1 del Segesta nei confronti dell'Entella. Per la squadra di Sesse Levante a segno Marassini, Moreno e Lupiano. Per l'Entella la rete è stata segnata da Tripoli. Andiamo a vedere la classifica. In testa abbiamo il Segesta con 9 punti insieme alla Radio Portofino, 6 punti per la Calograsso, l'Arenelle e il Valle e il Borgo Rapallo, 4 punti per il Framura, 3 punti per la United Rapallo e l'Atletico Casazza insieme al Moniglia e alla Leivese, un punto per Entella, Rupinaro Sport e Ricalcio. Parto chiedendo a Paolo: tu hai un figlio che giocava a pallone, è ritornato a giocare e gioca nel Moniglia, insomma, sì, sì. Qualche calcio al pallone adesso ha ripreso. Sì, sì. Sì, sì, adesso ha la voglia di nuovo, sai che lui va e viene, ha dei ritorni, poi se ne va. Comunque, se si diverte così a me va bene, l'importante è che faccia attività. Paolo, un ritorno anche il tuo, perché tu sei reduce qualche anno fa dalla sfortunata parentesi con la Ciassetta. Io mi ricordo una partita, adesso non mi ricordo con chi, al Comunale, la Ciassetta, una partita sfortunatissima. E poi insomma, vabbè, le strade si sono separate, adesso sei tornato qua in terza categoria. Sensazioni tue? In seconda, scusami. Le sensazioni di adesso, le tue, bellissime, sì. Per allenare è bello, poi indipendentemente dalla categoria è bello, vivi, convivi con un gruppo, stai nello spogliatoio, sai com'è la vita di allenare, e poi piace, a me piace. Dai una mano al mister, certo. Assolutamente, lui è in gamba, fa un bel lavoro. Anche il viaggio fino a Varese Ligure, immagino, parlo da solo, è noioso. Il problema è quel viaggio lungo. Vabbè, ma c'è la passione. Un'ora di macchina più o meno ci vogliono arrivare su, però mi piace, beh, io sono tanti anni che gioco a pallone, ho giocato seconda, terza, prima categoria, poi mi sono fermato a 40 anni. E adesso ne hai? 56. 56.
Infatti, benissimo. Non ti chiedo a te l'età, neanche a te. Insomma. 48 io. Allora, vabbè. Per gamba. Ok. Allora, Nino, invece, diciamolo, in tempi di crisi Santa Maria c'è. C'è. Tante squadre sono sparite, tante squadre non si sono iscritte, si sono ritirate. Si è chiacchierato molto sul Santa Maria, però quest'anno sei iscritto. È stato un po' difficile però, eh? Difficilissimo, certamente, però essendo io un tipo che non mollo facilmente. Lo sappiamo. Anzi, qualcuno mi chiama diversamente, però è una parolaccia, non la posso ripetere. Dicono che sono polemico, i miei amici mi dicono che sono testa di cazzo. Ecco. Continuo, eh. Allora, fantastico. E siccome non voleva darla vinta a parecchi miei amici, amici, ho deciso di continuare, nonostante la retrocessione, una dolorosissima retrocessione dalla promozione, e ho deciso di iscrivere la squadra in prima categoria e soprattutto lo sforzo più notevole che mi costerà parecchio è l'iscrizione al campionato della Juniores regionale. Non volevo lasciare a casa dei ragazzi 97, che sono parecchi, e ho scritto anche la Juniores. Ho un bel budget da sostenere e spero di farcela e spero di rimanere in prima categoria per potermi fare un bel derby prossimo anno con gli amici. Ok, vabbè, poi ci arriviamo agli amici. Facciamo rivedere un attimo la classifica di terza e chiedo un attimo ai miei due ospiti del Borgo Rotondo comunque una loro opinione su questo campionato, anche se non è il loro campionato di competenza, però insomma un'idea ce la possiamo già fare su che tipo di campionato sarà. Paolo? Ma il campionato se gesta dov'è merita, è cambiato molto, ha portato giocatori di esperienza, per cui è già una categoria che se chi sa giocare al calcio fa la differenza. Poi c'è una buona società, c'è un bel dietro. Il Portofino invece è una squadra esperta, tanti anni che fa la categoria. E poi c'è la Carlo Grasso, che fu, se te la ricordi. Sì, sì, me la ricordo. Che sicuramente avrà assemblato quei giocatori delle parti di Rapallo, Reco, sai come si è nelle varie zone, sicuramente sarà una gatta da pelare. Mi stupisce l'Atletico, perché conosco bene l'ambiente, e mi stupisce molto, ma sono ragazzi, c'è tutto il tempo comunque. Però sarà un campionato delle sorprese, secondo me. E Lentella, sì. Che pensavo qualcosa di più, ma ritorno a dire c'è il tempo per portare un discorso avanti, però se gesta, secondo me, se dà continuità, io l'ho visti giocare, sì. Sono quadrati, un buon allenatore, un bel assetto, c'è tutto, ha tutte le caratteristiche per poter prendere l'obiettivo, che meriterebbe, secondo me. Antonio, come lo vedi questo campionato? Facciamo vedere la classifica intanto. Ha fatto mister Paolo, sono d'accordo anch'io su quello. Se gesta più forte tutto. Del campionato. Però c'è anche la radio Portofino. Sì, poi sai di non ho visto giocare il Portofino, ma se gesta l'ho visto, mi sembra una buona squadra. Una via. Buona squadra. Sì, sì. Dicevi Paolo? Dicevo. Vuoi parlare, presidente? Paolo. Nino, se vuoi dirmi qualcosa. No, stavo guardando la classifica. Cara, io ho visto giocare il Segesta, è una squadra veramente forte. Mi meraviglio quell'entella lì giù in fondo alla classifica. Non ci fosse. C'è una coincidenza o è l'entella? Sì, l'entella, un punto sì. Solo. Come mai è così? Cioè, Lentella è una bella squadra, vuoi dire. Poi è Lentella vera, tra l'altro. Ah, è Lentella vera? Sì, sì. Lentella. Paolo, ti assumi la responsabilità di quello che dici. Che insomma, per me è Lentella vera quella lì. Vabbè, tra l'altro devo salutare la signora Anna, che è una tifosa dell'Entella di terza categoria, che la incontro sempre, mi ha detto devi salutare. È Lentella 1914? Sì, Paolo, però... Vabbè, la Virtus Entella vince? Ah, intanto quelli della Virtus Entella, l'altra squadra di Chiavari. Sì, Paolo, sì, Paolo. 1-0 sta vincendo la Virtus Entella. Adesso magari Cucu ci dirà anche il marcatore. Comunque, Cittadella Virtus Entella 0-1 a favore della Virtus Entella, gara di campionato appunto di Serie B. Ricordiamo il prossimo turno di terza categoria: Carlo Grasso Moniglia, Entella Leivese, Framura Rupinaro, Radio Portofino Atletico Casazza, Ricalcio Segesta, United Rapallo Borgo Rapallo.
Pallo e Valle Arenelle. Adesso io vi faccio, eccolo, vedete, insomma, c'è in sovraimpressione lo stemma del Cittadella a sinistra e quello della Virtus Entella a destra, e la Virtus Entella sta vincendo appunto 1-0. Adesso vi faccio vedere una maglietta, fra qualche istante ne parleremo, soprattutto tra una mezz'oretta con Cristian Gastrini, che è giocatore della panchina, perché adesso si sta facendo una raccolta fondi, insomma, con 10 euro si può comprare questa maglietta, e Gastrini tra poco ci spiegherà come. E l'obiettivo dei calciatori dilettanti è quello di scendere in campo il 1 novembre e il 2 novembre con questa maglietta, entrare appunto all'ingresso dei rettangoli di gioco con questa maglietta. Ovviamente, se ogni squadra, diciamo una squadra composta da 20 giocatori, compra una maglietta, sono 10 euro, ogni squadra appunto dalla terza categoria all'eccellenza, per quanto riguarda appunto il nostro comprensorio, sarebbe una cosa molto molto utile appunto per la raccolta fondi a favore degli alluvionati di Genova e anche della provincia. Purtroppo, come potete vedere, c'è scritto ancora una volta, è inutile che io apro una polemica in cui giornali a livello nazionale se ne è parlato. Genova purtroppo era già stata colpita nel 2011, è stata colpita pochi giorni fa, e quindi speriamo che questa volta sia veramente l'ultima volta. Allora, adesso direi che possiamo andare con la seconda categoria, si è giocata la quarta giornata di campionato, andiamo con i tabellini, eccole qua. Acciassetta Cogornese 1-1, per la Acciassetta Canepa, per la Cogornese Condidorio i marcatori. Cogna Sestieri 5-3 per il Cogna, Sansone doppietta, Edoardo Dondero anche lui doppietta, e Casa Grande. Le reti invece dei Sestieri sono state messe a segno da Rodio, Del Greco e Bertollo. 1-1 tra Levanto e Aurora, De Crescenzo per il Levanto e la rete di Nello Esposito, l'eterno Nello Esposito, appunto per l'Aurora. Poi panchina Borgo Rotondo 3-1, doppietta di Clari e De Vincenzi per la panchina, mentre per il Borgo Rotondo ha segnato Rovere. Poi Real Fischi e Real Deva 3-0, Garbarino, Gandolfo e autorete di Scarsella. Riese Prorecco 3-3, tripletta di Bianco per la Riese, poi per la Prorecco c'è stato il recupero firmato da Bernardina, Arojo e Moltedo. E poi il 6-1 del Sori nei confronti del Carasco, per il Sori doppietta di De Salvatore, doppietta di Starnini, un gol di Stornello e di Vinci Guerra, mentre per il Carasco la rete della bandiera è stata siglata da Giberti su calcio di rigore. Andiamo a vedere la classifica dopo 4 giornate. In testa al Sori e il Real Fischi con 9 punti, poi abbiamo il Levanto a 7 punti, 6 punti per il Cogna, 5 punti per la Riese e la Prorecco, 4 punti per la Ciassetta, 3 punti per il Borgo Rotondo, la panchina e i Sestieri, 2 punti per la Cogornese, 1 punto per Aurora e Real Deva, 0 punti, fanalino di coda purtroppo il Carasco. E allora, prima di sentire ancora i miei ospiti, soprattutto quelli del Borgo Rotondo, per raccontarci quello che è successo sabato pomeriggio al Daneo di Caperano contro la panchina, eccolo qua, intanto vedete Simone Pasticcio, giocatore della Val d'Avato con la maglietta, uno dei testimonial per questa campagna pro alluvionati, direi che eccoli qua. Invece questo è Ghirlanda, Claudio Ghirlanda del Levi, insieme a Tuccio, anche lui giocatore dei Levi con la maglietta. Adesso dovrebbe apparire la foto, eccolo qua, di Cristian Gastrini, giocatore della panchina, che tra poco, ve lo dico, durante l'intervallo di Cittadella Virtus Entella, perché lui è anche un grande tifoso appunto della Virtus Entella, lo sentiremo e ci racconterà come ottenere queste magliette con la cifra appunto simbolica di 10 euro. In questa giornata ha fatto gol Botta per la Virtus Entella, intanto quindi gol di Botta e Sansovini, mi dicono, in panchina. Va bene, questa è una nota tecnica di Davide Cucu, che è lì in regia con Marco Pinate. Allora, andiamo a vedere di questa giornata, abbiamo due filmati, abbiamo Riese Prorecco e Acciassetta Cogornese. Iniziamo con la Riese, che ha pareggiato 3-3 contro la Prorecco. Le immagini e le interviste a fine partita sono affidate ad Angelo Ryan Coriandolo. Una partita a due facce, quella degli uomini di Mister Musante. Un primo tempo completamente in discesa, 3 gol in 27 minuti, un secondo tempo decisamente in salita. Sì, è vero, difatti ho finito di dirlo adesso ai ragazzi, forse è meglio non fare tanti gol nella prima mezz'ora, perché c'era già successo la prima partita a Carasco 3-0, poi 3-1 ci siamo complicati un po' la vita. Oggi sì, siamo poi secondo tempo, ci hanno fatto subito il gol del 3-1, viziato da un clamoroso comunque colpo di mano in mezzo all'area che non riesco ancora adesso a capire come l'arbitro non abbia vista, e poi ci siamo un po' innervositi, loro si sono buttati con tutte le loro forze in avanti.
però siamo una squadra giovane, speriamo che questi errori ci facciano anche crescere. Però ecco, ci tengo un po' a puntualizzare che io non posso capire che uno non veda un fallo di mano, un gol dandoci di mano, anche perché il loro capitano è venuto a fine partita a chiederci scusa, ma a fine partita lascia il tempo che trova. Comunque, al di là di quello, l'arbitraggio del secondo tempo è cambiato totalmente, non so per quale motivo ha iniziato a fischiarci tutto contro, fuori giochi inesistenti, e voglio dire, questo è un po' influito. Non voglio prendermi alibi, mi prendo io tutte le responsabilità, però a volte anche gli arbitri dovrebbero usare un po' più di buon senso in campo e anche a fine partita, perché sentirsi dire che ha visto tutto ma ha deciso così e siamo noi che ci siamo complicati la vita da solo, a volte lì sul momento bisognerebbe, ecco, un mio vecchio allenatore mi diceva di pensare fino a 100 prima di parlare, quindi è giusto farlo tutti, noi allenatori, i giocatori, ma forse anche poi chi arbitra il sabato. Il prossimo turno dove vi vedrà impegnati? Se non vado errato, penso che andiamo a Sestri contro lo Sporting Aurora, all'Aurora, e quindi un'altra partita difficile contro una squadra tostissima, però lo sappiamo dall'inizio, saranno tutte partite dure contro squadre ben attrezzate, però anche noi, se riusciamo a fare quello che sappiamo fare con calma, senza nervosirci, perché anche oggi un po' del nostro ce l'abbiamo messo sicuramente. Piero Crovetto, allenatore della Prorecco, è finita 3-3 la gara Riese-Prorecco, e una partita che ha riservato molte emozioni forti ai tifosi, è una partita nella quale la Prorecco ha recuperato uno svantaggio pesante. Sì, abbiamo fatto un primo tempo inguardabile, siamo entrati in campo deconcentrati, intimoriti, e abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare abbiamo sbagliato. Poi dopo un faccia a faccia duro negli spogliatoi, devo dire che poi la squadra ha cambiato marcia, ha trovato tranquillità, ha un assetto buono e con un po' di fortuna, perché poi quando sei sul 3-0 in svantaggio e riesci a recuperare, ci vuole anche un po' di quella, però un buon secondo tempo ci ha permesso di recuperare quei tre gol che avevamo subito in una maniera così proprio da polli. La prossima giornata vi vedrà impegnati in casa contro il Cornia. No, qui ho capito e devo farlo capire soprattutto ai miei giocatori che giocare in seconda categoria non è facile, non è perché noi siamo una squadra che ne viene dalla prima categoria e con giocatori importanti non avremo difficoltà. Le difficoltà ci sono tutte le domeniche, abbiamo visto oggi, probabilmente anche domenica dobbiamo guadagnarci a sudare, lavorare per entrare in campo con la mentalità giusta. In seconda categoria io ho avuto l'esperienza qualche anno fa già e devo dire che non ti regala niente nessuno, se prendi la partita sotto gamba esci dal campo sconfitto. In studio abbiamo ascoltato le parole di Renzo Musante, allenatore della Riese, poi di Mirko Crovetto, allenatore della Prorecco. Hai giocato con tutte e due? Sì. Ma della... I due allenatori hanno giocato con te quando tu giocavi? Sì. Quando sì, tu sì. Non prendevi gol del genere? Hai visto dei gol? Ogni tanto, ma pochi, Insomma, come la... Adesso c'è questa incognita del Sori e della Prorecco, che sono sempre state squadre di prima categoria che guardavano verso Genova, sono state inserite nel girone qua di Levante. C'è da prendere un po' con le molle, no? Sicuramente, comunque stanno dimostrando la potenzialità che hanno, il valore che hanno, hanno più possibilità anche di fare un tipo di squadre. Ad esempio, noi abbiamo un'ambizione, il nostro obiettivo è la salvezza, ecco. Lì penso che qualcosa di più abbiano sicuramente, però avranno vita dura anche loro, perché c'è squadre toste. Quest'anno il livello è tanto, è alto come seconda categoria, sì. Si sarà sorpreso delle domeniche, secondo me. E non è neanche facile giocare a Varese, eh? No, non è facile, poi il campo, sì, discreto, però il discorso è che se piove si giocherà malissimo. Il campo poi è... Però è il nostro punto di forza, eh? E se cercare di fare un po' piccolo, sì. Anche per caratteristiche. Quelli che verranno a giocare lì dovranno combattere, ma parecchio, per vincere la partita. Nino, tu sei reduce da una sconfitta con la Migliarinese. Con la Migliarinese. Ti hanno infilato nel girone spezzino. Non sei tanto con te quest'estate, eri abbastanza arrabbiato.
No, beh, insomma, no, perché io mi ricordo quando ho telefonato e arrabbiato. No, non era arrabbiato, cioè la federazione mi vuole bene, non è che vuoi dire. Sì. Loro hanno detto ti facciamo un favore, ti mandiamo proprio alla Spezia. Quindi il mio budget che era preparato per Genova, che era a Spezia costa l'autostrada doppia, i pullman doppio, e quindi mi sono venuti incontro i ragazzi miei. No, sono molto felice invece. A parte quello, ma la partita di ieri di com'è allora, stata? La partita di ieri abbiamo fatto un primo tempo benissimo. Mm. I ragazzi, specialmente i giovani di 95, hanno espresso un bel gioco. Se non che poi al 30° minuto del primo tempo, quell'infortunio, l'espulsione di Ruperto ci ha messo nei guai. E quindi una partita che abbiamo tenuto bene per 80 minuti e alla fine per ribaltare il risultato abbiamo preso il 4-2. Comunque prestazione buonissima, i ragazzi stanno migliorando perché tutti i ragazzi di Juniors, quindi stanno migliorando con quel volpone davanti di Casalecci che è fortissimo, che è veramente forte. Poi un ragazzo che si è calato bene nella mansione di fare da chiocciola ai ragazzini, è veramente bravo e comprensivo, sono molto contento. E poi ieri la sorpresa di Celestini, che conoscevo, però ieri in prima categoria, siccome non l'avevo mai visto, è veramente un bel giocatore. Allora, temo che sia arrivata una telefonata, speriamo che sarà chitlante. Non lo so, ho già paura. Pronto? Buonasera Emanuele. Sanguinetti, Emanuele? No. Devo sempre indovinare le persone. Inglese. Oh, Alberto, ti volevo anche chiamare. Però si vede che devi fare allenamento, immagino. Ok, allora direi, allora, Alberto, stai un attimo in linea, chiedo alla regia se può mandare in onda intanto le immagini del derby. Facciamo un salto in prima categoria, girone B, c'è stato il derby di Santa tra San Lorenzo e Rapido Nazareth. Allora Alberto, raccontami questo derby, un derby particolare, una tua ex squadra e poi nel giorno del tuo compleanno. Sì, due compleanno, però è una bellissima partita, molto molto combattuta. Primo tempo siamo riusciti ad andare in vantaggio, nonostante anche loro hanno avuto qualche buona occasione. Poi nel secondo tempo loro sono ripartiti forti, hanno messo anche qualche giocatore offensivo in più davanti, però poi hanno raggiunto il pareggio. Perché buona occasione, magari poteva portarli anche a vincere, però sinceramente penso che il risultato del Brescia sia giusto, anche perché se invece non segnavano su quel occasione lì probabilmente non sarebbero giunti al pareggio, secondo me. Però comunque anche loro hanno fatto una gran prestazione, questo è assolutamente da dire. Alberto, il San Lorenzo ha 4 punti, la Ruentes ne ha 8, la Rapid ne ha 6, siete un pochino in ritardo, ma sei soddisfatto comunque del campionato fin qui, anche se finora di partite effettive ne sono state giocate solo 4? Ma io direi di sì, che comunque vada qualche punto l'abbiamo lasciato lì le prime 3 giornate specialmente, però non abbiamo mai giocato al completo, anche sabato comunque contro la Rapid ci mancava un giocatore come Doradeo, che è sicuramente un giocatore fondamentale, poi anche uno dei nostri nuovi acquisti vantaggiato non l'abbiamo ancora potuto usufruire, quindi comunque è una squadra ancora che deve conoscersi, integrarsi bene i giovani, però io sono molto fiducioso. 4 punti, qualche difficoltà, ma ok, non l'abbiamo ancora vinto, ma non l'abbiamo neanche ancora perso, questo da dire. Com'è il girone, Alberto? È un girone duro, come si dice sempre, quello di Genova? Beh, sono sincero, è la prima volta che lo faccio, però anche da quello che sentivo dire è un girone duro, soprattutto perché ci sono tanti bei giocatori che non hanno voglia di giocare la domenica, solo che loro sono grandi giocatori, io no. Però devo dire, veramente un campionato di scuole. Basta vedere il netto 1 della Rapide, che sono giocatori che sicuramente un difensore di altissimo livello, che è per la
casa della Rapid sarà fatto comodo. Però no, no, sicuramente un girone di altissimo livello, e fa piacere comunque non essere in fondo, ma dover arrivare sicuramente sono fiducioso, sia perché comunque abbiamo ottime macchine di miglioramento, e adesso che siamo a breve. Alberto? Avevamo la linea perché il broccante. Sì, adesso se ti sposti un pochino, così sentiamo un po' meglio la ricezione, ecco. Eccomi, dove sei rimasto? Sono rimasto a qualche gracchiolio qua e là, però riprendi da dove vuoi. No, no, dicevo che adesso riprenderai, sarà completo, sì. Ritorno. Niente, abbiamo qualche difficoltà con Alberto. Se Alberto mi sente, mi senti? Sì, ti sento. Ecco, adesso ti farei concludere con una battuta. So che tu e il mister e poi anche altri giocatori dilettanti siete andati a Genova a spalare. È stato un gesto molto bello da parte vostra. Beh, non è tanto il discorso del gesto, perché secondo me è una cosa, non dico dovuta, ma è stata una cosa molto piacevole, una giornata sicuramente indimenticabile, perché chi non la vive magari non può capire, però anche vedere persone in difficoltà che comunque hanno apprezzato tantissimo questo nostro gesto e ringraziare, comunque è stata proprio anche a livello umano un'esperienza veramente unica, veramente l'ho consigliata io come altri miei compagni, come Spanò, il Belloni, De Mattei che era con un altro gruppo ma c'era anche lui, comunque non c'eravamo, come ci sono stati i ragazzi della Ruentes e come ci sono stati anche i ragazzi della Rapid, tutti noi comunque meno male siamo offerti in questa giornata che è stata veramente bella. Va bene Alberto, io ti ringrazio, so che ti stai allenando, hai portato il cellulare in campo, se ti vede. No, sono entrato negli spogliatoi. Ah, ecco, ti sei rifugiato negli spogliatoi. Va bene, allora torna ad allenarti. Grazie ancora Alberto. Ah sì, è una cosa volevo salutare Federico Sanguinetti, Tommy Spinetta, Jack Pirani, ringraziarli per il pacco che mi hanno tirato sabato sera agli Estoril. Va bene, ok, va bene. Ciao Alberto. Ciao, buona serata. Ciao. Abbiamo ascoltato prima del dovuto al portiere del San Lorenzo, Alberto Inglese. Tra poco sentiremo sempre con le immagini del derby l'allenatore della Rapid Nozzarego, Manuel Chiapparma. Torniamo in seconda categoria. Abbiamo il filmato della partita che si è giocata sabato pomeriggio al Riboli di Lavagna tra Ciassetta e Cogornese, finita 1-1. Le immagini sono di Davide Cucu, il commento è di Gianrico Semori. La Ciassetta Lavagna getta al vento una ghiotta opportunità per ottenere la vittoria, non sapendo approfittare dell'inferiorità numerica patita dalla Cogornese, alla quale concede così una divisione dei punti in palio, certamente indigesta al tecnico lavagnese. Non fosse altro perché i suoi atleti non hanno ottimizzato tutto quanto creato. Gli ospiti hanno fatto di necessità virtù e, naturalmente, con un uomo in meno, hanno saputo contenere in maniera intelligente i padroni di casa. Tutto sommato un pareggio giusto, quello andato in scena al Riboli. Vediamo con l'immagine a cura di Davide Cucu quanto avvenuto durante il match. Nel primo tempo, al 13°, una potente conclusione in rete operata dal giocatore geniale, ottima la risposta del portiere Bodi che devia in calcio d'angolo. Al 28°, la replica dei locali, su tiro da fermo, Sparaccio colpisce in pieno la traversa. Sul prosieguo dell'azione, la difesa cogornese sbroglia. Al 30°, celere scatto di Montemarano sulla fascia sinistra, contrato da Squeri. La palla schizza via verso Condidorio, il quale di prima intenzione la calcia a rete, insaccandola imparabilmente alle spalle di Bodi. 0-1 al 30°. Replica la Ciassetta Lavagna e giunge immediatamente al pareggio, passano 5 minuti, scocca il 35°, su palla proposta in profondità si porta Canepa, il quale senza guardare la porta ospite vi indirizza un pregevole tiro, il quale a mo' di pallonetto scavalca un inebetito Ferrario, 1-1. Al 44°, azione di contropiede dei locali, Canepa viene intercettato dal portiere ospite all'altezza della tre quarti, laddove Ferrario si era portato, e da questi poi viene colpito ed atterrato. Quindi, ovviamente per l'arbitro c'è fallo da ultimo uomo, espulsione del portiere cogornese con calcio di punizione annessa. Al posto del portiere espulso ovviamente viene sostituito un atleta di ruolo, geniale, con il secondo portiere Cola Jacopo, che diverrà protagonista nella ripresa. E infatti la ripresa
si apre al 10:30 con scaduto numero 17 della Ciassetta, il quale ruba palla a Deimina, si porta sul fondo e serve un pallone al centro. Qui Camezzana prova a girare la rete, bravo Colaiacovo, il quale con prontezza respinge. Al 22esimo, nella parte opposta, in area lavagnese, c'è un contatto tra Squeri e Condidoio. Il numero 9 ospite cade a terra, grandi proteste, vogliono il calcio di rigore i cocornesi, il direttore di gara non ci sente, per lui è tutto regolare. Al 31esimo, tiro da fermo a favore della Ciassetta, operato da Sparacio. Ancora una volta, ottima la risposta di pugno, operata da Colaiacovo. Insistono i locali, 34esimo, su punizione calciata da Sanguinetti verso l'area cocornese, si accende una mischia nell'area. Scaduto prova a concludere con un tap-in vincente, la palla però beffardamente termina fuori a fil di palo. Al 51esimo, sull'ultima palla del match, esattamente partita da tiro da fermo eseguito dal numero 7 Pretto, la sfera giunge in area di rigore, viene spizzicata da Musante, poi beffardamente ancora una volta la palla piano piano termina fuori a fil di palo. Ne deriva quindi che allo stadio Rivoli il risultato finale è il seguente: a Ciassetta Lavagna e Cogornese 1-1. Allora, siamo tornati in diretta, ci sono, ecco, questa è la foto di Alberto Inglese che sulla destra in mezzo, leggermente sulla sinistra vedete Zanasi, allenatore appunto del San Lorenzo, che sono andati a spalare a Genova nella domenica, nel sabato, domenica in cui i campionati erano fermi, quindi onore ai ragazzi del San Lorenzo, della Rapide e anche della Ruentes che sono andati a Genova, ma poi tanti altri, mi viene in mente anche Dasso, ex giocatore, è stato nel Santa Maria Dasso, sì? Dasso, Marco, è stato nel Santa Maria. 5 anni è stato Maria. 5 anni, non è che mi posso ricordare tutte le carriere. Il mio capitano, il mio capitano. Era il tuo capitano, è andato a spalare anche lui, quindi onore a questi calciatori dilettanti. Di seconda ti faccio dire qualcosa, chi è il favorito, Nino? È in dubbio, il Real Fieschi. Lo so che il presidente si sta toccando in questo momento, ma è per forza. Ma il presidente sta gufando, perché lui è sandoriano, sta gufando il Genoa. Vabbè, però no, stasera magari se parlo del Real Fieschi, magari lui è lì che si stringe un po'. No, comunque il Real Fieschi, non per niente, ci sono 10 giocatori che giocavano in promozione con me e giocano nel Real Fieschi in seconda. L'unico problema della seconda categoria è che bisogna telefonare alle società per capire che formazioni hanno messo in campo, perché noi, i giornali non ne parlano. Il trafiletto della domenica vado a cercare come gli annunci mortuari per vedere dov'è, c'è un trafiletto così. Cioè, giocare in seconda categoria e non sentir parlare di giornale, cioè, bisogna inventarsi qualcosa per far parlare. Ma ci sono io. Meno male, sono venuto per questo, perché se no, ma veramente, ma guardate che il terzo e secondo, ma seconda categoria, io la domenica mattina compro i giornali, riesco qua a fatica a vedere dove sono i risultati, ma non ci sono, ma non si sa niente, ma è, insomma, anche perché parliamoci chiaro, con tutti i soldi che ha speso a tirare su queste squadre, secondo me è immorale non parlarne. Lo so, avevo scoperto questo qua, perché non sei il primo che ha tirato fuori questo argomento. Prossimo turno di seconda, Aurora Riese, Borgo Rotondo Levanto, Carasco Panchina, Cogornese Sori, Prorecco Conia, Real Deva Ciassetta e Sestieri Real Fieschi. Insomma, ci avete una partita difficile con Levanto di Bergamo. Assolutamente Pozzo, sì, eh? Assolutamente sì. Poi è un po' quelle partite spirito spezzino, come si dice, no? Per cui oltre alla tecnica ci sarà molto agonismo. Comunque noi prepareremo la nostra settimana come tutte le altre, sperando il meglio. Comunque sappiamo che è forte, è diventata una squadra forte. Attenzione a Sori, è una bella squadra. Io l'ho visto giocare in Coppa Liguria con i Real Fieschi, veramente forte. Davanti vince guerre. Comunque è una squadra veramente ben messa. Finalmente le squadre che avete affrontato, quella che ti ha più impressionato, so che sono poche, questa è la quarta giornata, sì, però se ne sono giocate tre. La prima partita me la sono persa perché non c'ero. Ecco, togliamo anche questo. E hanno vinto. E hanno vinto. Poi la seconda con gli Alfieschi, mi sembra una buona squadra, via. Quella che hanno speso, non vorrei vedere se i giocatori sono buoni, la categoria è diversa, però la squadra c'è. E poi l'altra che, non so, Sori.
Non mi ricordo il suo calendario del Borgo Rotondo, no, però. Nel senso che no. Adesso abbiamo poi incontrato la panchina. Sì. La squadra mediocre, per conto mio. Già Gallo non è d'accordo. Se la sono giocati, hanno vinto immediatamente, senza rubare niente. Va bene. Dobbiamo ricordare il mio amico Stefano Vassalli che perdeva 3-0 e ieri ha battuto il record, forse nella storia di seconda categoria, una squadra che perdeva 3-0 e poi vincere 5-3 non è mica tutti i giorni. Grande Stefano. Bravo, sì, Stefano. Sì. Bravo, eh? Hai fatto bene. È bravo anche al corner, ma soprattutto bravo a Dondero, che è un mio giocatore. Dondero che ha segnato 2 gol. Allora, complimenti anche a Edoardo Dondero, autore di una doppietta. Ah, volevo rimandare che tra l'altro anche di Santa Maria ha segnato 3 gol bianco. C'hai giocatori sparsi ovunque. Io sì, come minimo ne avrò 80 giocatori fra promozioni, sei eccellenza. Come le preziose col Genoa, che c'ho giocatori ovunque. Tutti. Dimmi Paolo. Volevo ricollegarmi col Cornea. Noi sì? Ci abbiamo giocato la prima partita, sì, abbiamo sudato 7 camicie, questo sì, per dirti il risultato di oggi dell'amico indimenticabile. Oltretutto, oltre a essere un buon allenatore, è stato anche un grande portiere, per cui sono contento. Sono contento. Più bravo di te? No, ovviamente, sempre io più degli altri. Grande. Va bene, passiamo alla prima categoria. Abbiamo già fatto vedere le immagini, abbiamo sentito Alberto Inglese, che è il portiere del San Lorenzo. Adesso, intanto vediamo le schermate, i risultati del girone B. Quinta giornata, vedete qua, Agivo Rossellonese 1-0, Ampi Casassa Cella 1-1, Bargagli Merlino 5-2, Corniglianese Ronchese 3-1, Pegliese Amici Marassi 4-1, Praese Burlando 3-2, ma Burlando non è Claudio, Ruentes Pieve Ligure 3-2, San Lorenzo Rapido Nozzarego 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo 5 giornate di campionato, 4 effettive. Bargagli in testa con la GV, 10 punti insieme alla Corniglianese, 8 punti per la Ruentes, 7 punti per la Pegliese e la Praese, 6 punti per la Rapido Nozzarego Amici Marassi, 4 punti per San Lorenzo e l'Ampi Casassa insieme al Burlando e alla Ronchese, 3 punti per la Rossellonese, 2 punti per il Cella, 1 punto per il Pieve Ligure, 0 punti per il Merlino. Allora chiedo a Pinatti di mandare in onda nuovamente le immagini di San Lorenzo Rapido Nozzarego. Nel frattempo Davide Cuccu può cominciare a collegarsi con l'allenatore della Rapido Nozzarego, Manuel Chiappara. Abbiamo ascoltato prima una campana, quella appunto del San Lorenzo, con Alberto Inglese, estremo difensore del San Lorenzo, che è stato anche ex portiere della Rapido Nozzarego. Adesso ci accingiamo ad ascoltare l'allenatore della Rapido Nozzarego, Manuel Chiappara, allenatore appunto del Rapido Nozzarego, che ricordiamo l'anno scorso era in seconda categoria, poi attraverso i playoff e nella finale contro il Moneglia ha ottenuto l'accesso alla categoria superiore, poi alla fin fine sia la Rapide sia il Moneglia sono salite di categoria, solo che poi il Moneglia è stato dirottato nel girone D, quello spezzino, mentre la squadra sammagheritese è stata inserita nel girone B, quello del sabato, insieme alla Ruentes, che l'anno scorso si era salvata grazie a un finale di campionato straordinario, e poi ai cugini appunto del San Lorenzo, che avevano vinto il campionato nello spareggio per il primo posto ai calci di rigore contro Moneglia, che Moneglia era arrivato primo, se ricorderete, aveva perso lo spareggio per il primo posto, ha fatto la finale dei playoff contro la Rapida, ha perso, ma nonostante questo è riuscita ad essere ripescata appunto nella categoria superiore. Mentre ancora scorrono le immagini, vediamo se Manuel Chiappara è in linea. Dovrebbe essere. Eccolo qua, allora. Pronto, mister? Buonasera a tutti. Scusate, ma non sto seguendo la puntata perché sono fuori a cena, diciamo. Va bene, e quindi niente. Va bene, mister. Non c'è problema. Mi racconti questo derby? Allora, un risultato giusto? Allora, dunque, diciamo che è stato un primo tempo un pochino più contratto da parte di tutte e due le squadre. Il San Lorenzo è stato bravo a fare gol nell'unica occasione che c'è stata da parte loro. Noi piano piano poi ci siamo rimessi a giocare, soprattutto poi nel secondo tempo abbiamo sviluppato una buona mole di gioco che poi ci ha portato al pareggio e secondo me poi ci avrebbe potuto portare alla vittoria. Purtroppo per un pochino di imprecisione nostra, un pochino di sfortuna, non siamo riusciti poi a fare il gol della vittoria, ecco. Mister, sei soddisfatto finora di questo inizio di campionato?
Direi di sì, anche se diciamo che i margini di miglioramento della squadra sono, diciamo, ampi. Abbiamo iniziato da poco a lavorare insieme, ci dobbiamo ancora conoscere, abbiamo ancora tante cose da migliorare e su cui lavorare, però diciamo che l'inizio, considerando anche il fatto che abbiamo affrontato tre, secondo me, delle squadre più forti del campionato, non è andato male l'inizio, diciamo. Sabato però ti attende già un'altra partita delicata, è un altro derby, diciamo che il calendario non è stato molto magnanimo con noi, però insomma sono le partite secondo me più belle, quelle che più stimolanti, quelle che ti danno più, diciamo, adrenalina, e quindi diciamo che le affrontiamo molto volentieri, anche se avrei preferito affrontarlo un po' più in là, quando diciamo gli automatismi erano un pochino più rodati, diciamo. Va bene, mister, io ti ringrazio e spero di averti presto ospite qua da me. Va bene, molto volentieri. Ciao, grazie, un saluto in studio. Grazie anche. Buona serata, arrivederci. Ciao, mister, abbiamo ascoltato anche il giovane natore della Rapid Uno Zargo, Manuel Chiappara. Ricordiamo che Ruentes Pieverigola è finita 3-2, i marcatori per la Ruentes sono stati Lalli, autore di una doppietta, e il Gardi, autore appunto del gol che suggella così il 3-2 della Ruentes, mentre i marcatori per San Lorenzo Rapid Uno Zargo sono stati per San Lorenzo De Mattei e per la Rapid Uno Zargo Micheletta. Tra l'altro ringraziamo anche per l'immagine Agostino Alfonsi, l'inossidabile nostro amico di Santa Margherita. Prossimo turno Rapid Uno Zargo Ruentes, come aveva preannunciato l'allenatore giallo-blu, e amici Marassi San Lorenzo. Andiamo a vedere il girone C. Intanto chiedo anche a Cuco se può dirmi se il primo tempo di Cittadella Virtus Entella è finito. È finito il primo tempo? Allora direi quasi quasi di collegarci con Gastrini, perché Cristian Gastrini stava seguendo la partita, lo dico, quindi mi ha detto chiamami nell'intervallo della partita. Allora noi adesso lo chiamiamo, perché adesso dobbiamo parlare di questa bellissima iniziativa, spero anche che sia l'ultima, non fraintendete, nel senso che insomma di gente che deve spalare per appunto rendere la vita di tutti i giorni nuovamente normale, una cosa che nel 2014 è veramente vergognoso. Vedete i giocatori già che hanno aderito, vedete Cristian Gastrini con la maglietta, poi abbiamo visto Simone Pasticcio, giocatore della Val d'Aveto, e abbiamo visto anche Tuccio, e questo è Pasticcio, poi abbiamo visto Ghirlanda e Tuccio con la maglietta. In pratica con 10 euro si compra questa maglietta, il ricavato ovviamente va agli alluvionati di Genova e della provincia di Genova, e l'obiettivo dei giocatori dilettanti del Tiguglio dall'eccellenza alla terza categoria è quella di indossare questa maglia appunto prima della partita del primo e del 2 novembre. Pronto Cri? Cristian, abbiamo difficoltà, ho messo giù forse male io, riproviamo a sentire Gastrini. Ripeto, questa è un'iniziativa che è partita da Genova, da alcuni giocatori dilettanti di Genova, poi ovviamente i contatti tra i giocatori ci sono, e quindi Gastrini si è fatto un po' portavoce per il Tiguglio, e da ieri è iniziata questa bella iniziativa. Vedete la maglietta, l'obiettivo è quello di far sì che ogni squadra, grosso modo una squadra avrà nella propria rosa 20 giocatori, ma ce lo spiega meglio Gastrini. Pronto Cristian? Ciao Joel, buonasera. Ciao Cristian, allora ti ringrazio per aver dedicato un po' del tuo tempo a questa... È un onore, lo sai, è un onore. Allora Cristian, io qua ho la tua maglia, perché oggi ci siamo visti e mi hai dato questa tua maglietta. Raccontaci cosa avete in mente di fare. Allora, intanto ti ringrazio per questo spazio che dedica a questa iniziativa qua, e che ne stai parlando come se fossi io in prima persona. Intanto io mi faccio da portavoce a un gruppo di ragazzi genovesi con cui mi sono imbattuto mercoledì scorso quando ero a Genova, ex ragazzi, cioè ex miei compagni di squadra quando ero ragazzo, chi più chi meno che è rimasto vittima di questa alluvione, di questa tragedia che è accaduta a Genova, che tutti benissimo sappiamo. Sì. È un'iniziativa secondo me bellissima, perché sposa un gesto che è veramente piccolo di per sé, che è una semplice maglietta, ma che se fatto in massa, se fatto veramente da tutti, può portare un contributo veramente notevole alle persone che hanno subito, come tutti abbiamo potuto purtroppo vedere in televisione e o di persona, questa tragedia.
tragedia dell'alluvione di Genova. L'iniziativa è quella per il weekend dell'1 e del 2 novembre di coinvolgere il numero maggiore di squadre, di persone, giocatori, chiunque veramente, in questo caso di squadre, ad entrare in campo con la maglietta del Non c'è fango che tenga, sì. E la cui raccolta dei fondi poi verrà distribuita in beneficenza alla popolazione, alle persone colpite dai danni dell'alluvione. Cristian, l'offerta minima è di 10 euro, nessuno vieta, penso, a dare anche più soldi, però l'offerta minima è di 10 euro. Cosa bisogna fare? Cosa devono fare i giocatori dilettanti, ma anche chi non gioca a pallone, non necessariamente? Allora, per chiunque voglia aderire a questa iniziativa, le modalità sono varie. E su Facebook si trova la pagina Non c'è fango che tenga, che è la pagina ufficiale dei ragazzi che hanno promosso questa iniziativa. E praticamente qui viene, cioè, si può trovare tutti i modi per acquistare la maglietta, sono online su Groupon, come hai scritto anche tu oggi, online, o su due siti, sono www.noncefangochetenga.ergomercator.com e su www.palatifini.it. Oltre a questa modalità, che è quella online, quindi la maglietta vi viene spedita a casa e non c'è nessun problema, c'è l'elenco di tutte le postazioni, di tutte le bancarelle tra Genova e la Riviera di Levante, la Riviera di Ponente, per poter andare proprio fisicamente a ritirarle. Io ti faccio l'esempio, sono andato ieri mattina a Zoagli, sì, dove in piazza c'era la bancarella dei ragazzi a comprare la maglietta, come me c'erano altre persone fantastiche, tutte col sorriso sulle labbra. Ti posso assicurare, come hai detto giustamente te, il contributo minimo sono 10 euro solo, ma mi hanno detto che ci sono state persone che hanno dato una cifra veramente notevole per comprare anche solo una maglietta. Ripeto, secondo me è un gesto che può sembrare piccolo, ma è veramente una cosa grande. Si può fare una cosa bella che finalmente coinvolga tutti e che metta tutti sullo stesso livello, da dire diamo una mano veramente per una volta a chi ne ha bisogno, perché è così. E ti dico, io mi sono preso la briga di muovermi in prima persona qui nel Levante e ringrazio Nino Bonadies, che è questo mio ex compagno di Genova, che adesso gioca nella Figemba, che è stata la prima persona che mi ha voluto coinvolgere. Ringrazio Giuggi per tutto quello che sta facendo per me, e sempre da questo punto di vista, e ti dico, più saremo, più sarà bello il gesto e più logicamente sarà grande l'importo che potremo devolvere a queste persone. Il mio invito veramente lo sto allargando a tutti, sto cercando di coinvolgere il numero maggiore di persone possibile, grazie anche al tuo aiuto, che sei stato disponibilissimo tu e Intella TV a dedicare spazio e tempo a questa iniziativa. Ti dico, stavo guardando la televisione prima, ho visto anche che i giocatori del Genoa nel riscaldamento avevano tutti la maglietta addosso, quindi è una cosa che si può allargare anche a cose professionistiche, quindi sono convinto che riusciremo a coinvolgere anche l'Entella in questa iniziativa, nonostante l'Entella stia già facendo già di suo molto, perché hanno fatto un IBAN, un conto corrente dedicato, sì, proprio fatto da loro, sì, pro alluvionati. Niente, è un'occasione secondo me ottima, ti ripeto, per coinvolgere tutti per un gesto veramente valido per persone che in questo momento hanno veramente bisogno. Ok Cri, comunque ne parleremo ancora in questi giorni. Ti chiedo un commento sul primo tempo di Cittadella Virtus Entella. Ma guarda, intanto il risultato 1-0 per l'Entella, sì, gol di Botta, una gran botta da fuori area di sinistro a metà del primo tempo. Un'Entella discreta, buona nella parte, diciamo, di mezzo del primo tempo, a cavallo tra il gol e i 10 minuti successivi. Per il resto, insomma, non male, però la solita Entella che dà l'impressione di faticare un po' anche a livello, diciamo, psicologico più che altro, perché la squadra che sta affrontando sono molto bravi davanti, perché hanno un tridente, Sgrigna, Corali, Gerardi, non indifferente, però per il resto non sono uno squadrone. E infatti si è visto in quei 10 minuti in cui
ha trovato il gol, ha avuto anche l'occasione per potersi avvicinare al raddoppio. Per il resto Pellizzoli non ha dovuto compiere nemmeno una parata, però è una partita difficile, si sta giocando sotto il diluvio, quindi ogni palla è pericolosissima, la classica partita da Serie B, sarà una battaglia al secondo tempo sicuramente. Va bene Cristian, io ti ringrazio, ci vediamo domani mattina. Va bene, ringrazio te, saluto i tuoi ospiti, saluto tutti, grazie ancora per la tua disponibilità Joel, grazie a tutti. Grazie a te, ciao Cristian, ciao. Grata, ciao. Bene, abbiamo ascoltato anche Cristian Gastrini per questa iniziativa, ma ne parleremo ancora perché è meritevole. Girone C di prima categoria, vediamo un attimo, c'è solo una nostra squadra impegnata, ma è la Calvarese che ha vinto 2-1 contro la Gogliardica, vediamo appunto i risultati, questi sono tutti i risultati: Pogliasco San Siro Struppa 3-2, Campese San Gotardo 1-0, Certosa San Cipriano 1-1, vittoria appunto della Calvarese in trasferta 2-1 nei confronti della Gogliardica, le reti sono di Segari e di Maccione, poi il Libraccio Murangeli, vittoria del Murangeli 2-0, 3-2 del Ponte Decimo nei confronti della Genovese, vince la Figenpa Concordia 3-1 in trasferta contro la Via dell'Acciaio, 0-0 tra Valletta, Lagaccio e San Bernardino. Vediamo la classifica, la Calvarese occupa una posizione di metà classifica con 6 punti, ma dopo tutto si sono giocate solo 5 giornate, di cui alla fin fine 4 solo effettive. Paolo, mi dici la partita più positiva e quella negativa dalla tua squadra finora? Lo so che parliamo di poche partite, però qual è quella che ti ha fatto più arrabbiare e quella che invece ti ha dato soddisfazione? Ammesso che ci sia qualche partita che ti abbia fatto arrabbiare. Ma diciamo l'ultima nel senso del risultato, perché bugiardo, perché uno se va a vedere il 3-1 dice questi ci hanno sovrastato, invece non è veritiera la cosa. Noi abbiamo fatto un primo tempo noi, loro comunque è una buona squadra, mestierata, però abbiamo avuto due occasionissime da chiuderle e in un minuto al 45 eravamo sotto noi di 2-0 per errori, è meglio che non commentiamo. Dopo il secondo tempo abbiamo avuto una bellissima reazione, abbiamo fatto il 2-1 subito, abbiamo sempre condotto noi la partita, sempre, sempre. Loro erano ordinati, poi come ripeto una squadra che conosce bene la categoria e ogni errore l'abbiamo pagato caro. Abbiamo finito anche in 10, c'è da dire che abbiamo avuto l'occasione del 2-2 sospetto, perché secondo noi, io dalla panchina, quella, su un corno, un colpo di testa, è stato rapito da gambe, da mischie, ma era in porta, però abbiamo sbagliato anche tanto, cose che nelle precedenti non abbiamo fatto, più attenzione. Forse magari gli stimoli delle stesse squadre in cui vai a incontrare, sai, poi lì è un approccio anche proprio mentale, non solo fatto di gioco. Però abbiamo sbagliato tanto. Il livello della seconda è così alto, come si dice già da diversi anni? Si è alzato? Sì, si è alzato un po', sì. Confronto agli anni passati è un po' più, molto più buona. Ma perché sono scesi, diciamo così, giocatori di una certa età, o comunque ci sono anche ragazzini che magari non trovano più spazio? I ragazzini con la scuola a calcio dietro che stanno piano piano passando piano e migliorano tanto, si vede. Io la scuola a calcio non l'ho fatta, la differenza c'è, si vede, tecnicamente anche. No, io invece penso diversamente, no. Tutti i trombati di eccellenza e di promozione giocano nella seconda. Oh. Se volete che io vengo qua apposta, ma io sono guardate bene che il giornale non scrivono le formazioni, però parlando con gli amici, conoscendo vedi i nomi, sono tutti giocatori che eccellenza, promozioni e prima categoria giocano in seconda, quindi ci sarà un perché. Ecco, se il livello si è aumentato per quello, forse perché c'è questa società che magari riesce a dare un rimborso migliore di quelli della promozione o eccellenza. Tanta gente a fine carriera non vuole più giocare alle categorie, gioca anche più piccoli, terza, seconda categoria, prima categoria. E giustamente è così. Una con passare degli anni, la domenica poi si sposano, figli, vogliono stare con la famiglia in casa. Ah ok, allora, meno male. Sì, però vorrei anche vedermi, perché io poi non so dei filmati. Vabbè, io sto vedendo la Virtus Entella, che mi è venuto un colpo perché non abbiamo i diritti. Vabbè, comunque, la sto vedendo solo io. Sta piovendo, immagino, ricordiamo sempre, vince
la squadra di Luca Prina 1-0. Nino, hai scelto un allenatore giovane come Emilio Garbarino. Perché? Perché allenava il Real Fieschi. L'anno prima allenava il Real Fieschi, l'hanno esonerato e io, siccome vado sempre contro tendenza, tutti sai che mi chiamano, io ho un comitato. Sai come si chiama il comitato? Posso dirlo in televisione? Sì. Il comitato dei paraculi. Il comitato dei paraculi è formato da me, da vicepresidente Attilio Latini. C'è anche Daniele Giorgio, mica. Daniele Giorgio. Allora ho capito tutto. Ce ne siamo in 30 che tutti i sabati decidiamo di andare a vedere una partita e critichiamo e parliamo. E bisticciamo anche, però è bello per questo. Così parliamo di tutti. Siamo gli unici che parliamo di seconda categoria e della terza categoria. Gli altri non ne parlano. Almeno noi ci divertiamo, bisticciamo, però ci divertiamo. Okay. Andiamo a vedere il girone D di prima categoria. Qua abbiamo tre squadre, appunto Santa Maria San Salvatore che ha perso 4-2 contro la Romigliarinese. Per Santa Maria tanto adesso dovrebbero arrivare schermate. Eccole qua, allora, Cinque Terre Monvere, Vecchio Levanto 2-2, Castelnovese, Colli di Luni, vittoria delle Colli di Luni 4-2, Ceparana, Real Fiumaretta 2-0, Foce, Magra, Amelia, Beverino 2-1, Migliarinese, Santa Maria, San Salvatore, come detto 4-2 per il Santa Maria, hanno segnato Casaleggi e Claudio Celestini, poi Moneglia, Follo 2-0, vittoria del Moneglia 2-0 grazie alle reti di Resina e Cataldi, poi San Pier di Cane e Ricolle Rondini, vittoria delle Ricolle Rondini 1-0 e vince anche il Marola, il capolista Marola 4-0 in trasferta contro Vezzano. Vediamo la classifica, Marola in testa con 15 punti insieme a Ricolle Rondini, 10 punti per Real Fiumarete e il Ceparana, 8 punti per il Vecchio Levanto e Colli di Luni, 6 punti per il Cinque Terre Monver, 5 punti per il Foce Magra Amelia, 4 punti per il Follo, Castelnovese e Migliarinese, 3 punti, purtroppo qua vediamo un sacco di squadre del nostro Tiguglio, 3 punti per il Beverino e poi abbiamo San Pier di Canne, Moneglia con 3 punti, 2 punti per Santa Maria San Salvatore, ultimo con un punto il Vezzano. Paolo, dimmi tutto. Volevo dire per il Moneglia, vai, che è una classifica ancora da evolversi, perché è una squadra che è neopromossa, è una squadra imperniata da giovani interessanti, vedi il Repetto, i Resina, quant'altro, Cataldo. E ha bisogno di rodaggio, tanto i 3 punti sono importanti, come vedi, perdi tanto, però la vittoria, guarda come fa scalare, ma sicuramente ne verranno fuori, anche perché è una società forte, sana, allenata bene. L'unica cosa che io avrei giocato alla mitica Secca. Però non so se già in prima categoria qualche anno. No, ma è sempre stato omologato. Poi io non so se da quest'anno, da qualche anno, non lo è più, però. Era già successo qualche anno fa quando erano andati. Non lo sapevo questo. Comunque lì era un buon fortino, ma ne usciranno lo stesso anche se giocano all'Anders, perché è valida come squadra. Sì. Hanno fatto un bel lavoro di giovani. Ottimo. Facciamo i nostri assolutamente a Guazzoni. Allora, finisce la prima parte della nostra trasmissione. Nella seconda, parleremo appunto di promozione, di eccellenze, Serie D, però il nostro ospite Paolo ci deve andare un impegno. Salutare, deve un impegno. Immagino che anche il vice. Allora salutiamo i nostri due ospiti del Borgo Rotondo. Paolo, grazie, io ti ringrazio perché grazie, io quando ti vedo mi viene in mente tuo figlio che quando eri nel casato. E non aggiungo altro, ringrazio anche posso il vice. Fare un saluto a mio figlio che mi sta guardando. Va bene, va bene. Allora, pubblicità e poi abbiamo solo io e Nino Bono qua a parlare di calcio. E allora, rimanete in studio. Ciao, a tra poco. Presidente. Parte di Punto Sport, sono andati via per impegni due amici del Borgo Rotondo e siamo rimasti solo io e te, Nino. Sei contento? Contentissimo. Allora, proseguiamo allora la nostra trasmissione con il campionato di promozione. Si è giocata la sesta giornata, andiamo a vedere i tabellini. Qua ci sono 1, 2, 3, 4, 5 squadre del nostro territorio. Allora, sesta giornata, Baiardo Ortonovo 5-1. Poi Assori, Casalza Ligure batte Camoglia Vegno 4-1 per il Casalza, doppietta di Grezzi, Venuti e Rossi per il Camoglia Vegno, rete di Venturelli.
Canaletto Amicizia Lagaccio 2-0, Levi Athletic Club 1-1, Ghirlanda, attenzione perché sui giornali di oggi c'era scritto Busi, ma in realtà l'autore del gol è Claudio Ghirlanda. Poi Lerici Moconesi 0-0, Real Valdivara San Desiderio 3-2, Taros Sarzanese Little Club Gimora, vittoria del Little Club Gimora 3-2, e poi pareggio tra Valdaveto e Don Bosco Spezia per gli Ieti. Le reti sono state messe a segno da Previtali e Cogozzo, un pareggio che va un po' stretto agli Ieti. Vediamo la classifica dopo 6 giornate in testa: Real Valdivara di Gianni Siri, squadra che tra le proprie file vede giocatori della zona come Alessandro Michelis, come Andrea Rei, c'è anche Pierpaolo Lanati, poi una vecchia conoscenza del calcio delle nostre parti, ovvero Mozzacchiori, che è stato un ex Caperana e Virtus Entella. Poi a 15 punti il Canaletto, 10 punti per Baiado e Moconesi, 8 punti per il Casalzarigo insieme alla Taros Sarzanese, 7 punti per il Lerici e il Levi insieme al Camoglia Vegno, 6 punti per l'Amicizia Lagaccio e l'Atletica Club, 4 punti per la Valdaveto insieme all'Ita Club Gimora, 3 punti per il San Desiderio e l'Ortonovo, 2 punti per il Don Bosco Spezia. Nino, prima di vedere le immagini dei Levi, insomma, l'anno scorso è stata una stagione che ti ha fatto tribolare, quella in promozione. Insomma, sono anni un po' difficili per te. Sì, però ancora io oggi non ho capito perché siamo retrocessi. Allora, l'unica giustificazione che riesco a dare, che al girone d'andata in Braguglia Emanuele aveva segnato 10 reti e avevamo 20 punti al girone d'andata. Al ritorno pensavamo di essere una passata e con Porto che avevamo 20 punti, ho detto beh, miglioriamo un po' la eravamo quarti in classifica. Mi ricordo. Rafforzato con un portiere fortissimo che veniva dalla Lombardia e Pallano che aveva giocato in eccellenza, eccetera. Disastro il ritorno, si è fatto male in Braguglia, qualche giocatore purtroppo è venuto a mancare con le forze fisiche e io mi sono ritrovato a fare i playoff e retrocedere a 9 punti dal Camogli, sì, alla fine, e dal Don Bosco, e mi sono rivisto in prima categoria. Sono felice lo stesso, però. Te non perdi mai il sorriso. Allora, di questa giornata abbiamo i due gol, le immagini della partita del Levi che ha pareggiato contro l'Athletic Club. Le immagini sono di Massimo Merlo, che io ringrazio, è un mio carissimo amico che ci fornisce appunto le immagini del Levi. Andiamo a vedere appunto il filmato, è breve, c'è l'audio anche ambiente, andiamo col filmato e poi torniamo in studio. Adesso arriverà, un attimo di pazienza. Come detto, le immagini sono di Massimo Merlo, la partita Levi Athletic Club. Ecco. Abbiamo visto l'esultanza di Claudio Ghirlanda, che io definì la più grande ala destra della prima categoria. Adesso si sta facendo onore anche in promozione. Un altro ex Santa Maria. Maineri, Manfredi, Ghirlanda. Cioè, è clamoroso. Cioè, siete un po' come l'Ajax, Barcellona, giocatori ovunque. Io penso che in 8 anni che c'è Santa Maria, penso che in giro fra promozione, eccellenza e serie ci saranno come minimo 150 ragazzi. E allora, il rammarico per te di aver dovuto cedere il settore giovanile al Real Fieschi è tanto, immagino. Certo. Dunque, noi, allora, i nostri guai sono iniziati quando, come d'altronde lo dicevate anche voi, che le fusioni portano male. E nell'anno dell'eccellenza noi abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Nel frattempo però è arrivata la crisi economica e con l'avvento dell'Entella tanti sponsor, questo bisogna dirlo, tanti sponsor hanno sposato
il programma Entella, li capisco, avendo più visibilità, eccetera. E quindi noi siamo ritrovati che avevamo fatto un budget per fare l'eccellenza, con l'acquisizione di tante sponsor non ci hanno più aiutato, anzi, tutt'altro, hanno addirittura annullato il contratto di sponsor e noi ci siamo ritrovati con un disavanzo di 70.000 euro. Io siccome non ero d'accordo con questo budget dell'eccellenza, infatti mi ero dimesso e sono andato via. Sì, a giugno sono stato richiamato dal presidente e mi sono preso in carico la prima squadra e la juniors. Oggi posso dire tranquillamente che sono stati azzerati tutti i debiti e questo me ne faccio vanto perché sono stato capace, però questo è grazie alla vendita di tanti giocatori, non per niente in promozione eccellenza, prima, seconda, sono giocatori tutti della Santa Maria. Quindi oggi diciamo che il bilancio della trasparenza, perché sono l'unico che ha fatto il bilancio l'anno scorso, l'unico, che l'ho messo anche su internet, eccetera. Sì, mi ricordo, sì, l'ho letto, sì. Io ho messo il budget, ho messo tutto il fatturato, tutto regolare. Io sono l'unico nel Tiguglio che si è potuto permettere un bilancio in trasparenza. Questo per dire che anche per me, per certi discorsi che sento in giro, questa è la verità. Poi i documenti parlano chiaro. Il discorso è che purtroppo invece quello che più mi ha fatto male non è tanto la retrocessione, ma il comportamento di alcuni dirigenti dell'Entella, che nel momento di crisi nessuno mi ha aiutato. E invocando anche aiuto mi hanno aiutato e non per niente noi l'avevamo aiutati a prendere il campo di San Martino. Perché dalle ore 15 alle 17 insomma era abbastanza disponibile, però loro hanno utilizzato tutta l'attrezzatura, la nostra attrezzatura. Adesso io mi ritrovo a giocare a Carasco e assolutamente, cioè, è una cosa che mi fa più male che loro hanno utilizzato la mia attrezzatura per parecchi anni, non ho mai chiesto niente, ma perché era secondo me doveroso. Però addirittura dice la porta non la puoi toccare perché dell'Entella e c'è il lucchetto. E loro lo sanno che io mi alleno lì. Addirittura mi sono sentito dire dell'infermeria e questa qui è quella che mi ha mandato in bed. Però il gestore non ha colpa perché, voglio dire, questo io, voglio dire, però sono cose che vedo ed è giusto denunciare. Cioè, non potendo utilizzare nemmeno l'infermeria. Cioè, ma questo come si permettono di dire questo è il nostro locale, lo paghiamo e la chiave ce l'hanno loro e cosa? Ora, vuoi dire, secondo me è un comportamento irresponsabile questo qui. Poi, anche il discorso, questo che siccome nessuno ne parla, ma è giusto che stasera ne approfittiamo e ne parliamo seriamente. E allora, la crisi anche del calcio dilettante, è venuto anche, io sono contento, sono il primo tifoso dell'Entella, vado anch'io allo stadio, mi pago il mio biglietto nei distinti e mi dice, è una cosa normale, però loro non sono saputo organizzare e hanno avuto il sopravvento San Martino, Caperana, Carasco e Levi, allora, squadre come la Val d'Avati, Santa Maria, sono dovuto arrangiare in giro, qualche squadra anche non avendo più il campo come il Vallesturo ha dovuto smettere, ma se con i prezzi poi questi campi che hanno i comuni. Allora, intanto hanno dato la priorità in assoluta all'Entella e va bene, però le ore che rimangono, i settori giovanili, cioè vedere dei ragazzi a 12 anni ancora alle 8, alle ore 20 che dovrebbero stare a casa a fare i compiti, e dici ma le ore disponibili sono queste, cioè vuoi dire è un problema questo qui. Però nessuno ne parla, tutti stanno zitti perché, insomma, è l'Entella. Io capisco che è l'Entella, ma io che ho fatto calcio solo per un problema sociale, non per niente dal 2004 sono andato al villaggio, ho cominciato a dei ragazzi, eccetera. Però adesso, a San Martino mi hanno chiuso le porte. A Carasco, se continuo a polemizzare, mi manderanno via, io andrò a giocare nella piazza del comune di Cogorno. E quindi
vuol dire, però così non si può andare avanti. Cioè, o loro allora, perché allora io mi domando, dico, cioè, allora, siamo l'unica area che siamo veramente tifosi dell'Entella, va bene? Perché tanto da Lavagna di là non ci sono andati, come mai non ci sono andati? E come mai è sparita la Capranese? Cioè, tu, allora, queste, se è una, allora, non può essere una programmazione inventata oppure di prima necessità. Questo è stato studiato, insomma, è sparita la Capranese. La Val d'Avoto si va a allenare a Caperana. E il settore giovanile, come si, il villaggio deve andare a giocare un po' a San Martino alle 7, alle 8, eccetera. Il Carasco è nato adesso e si sta allenando a tarda sera anche loro a Carasco. Cioè, qui c'è un problema, addirittura i ragazzi della Juniors fanno giocare alla Colmata, dell'Eve, non capisco col campo che hanno. E dire, qui ci sono delle cose che è assurdo magari, però tutti stanno zitti, tutto gli va bene, a me non mi sta bene, tutto lì, voglio dire, lo dico chiaramente, a me non mi sta bene. Poi mi manderanno via anche da Carasco, non so dove andrò, andrò a Calvere, non so, da qualche parte andrò, però questa è la realtà. Quindi, niente sponsor, niente campi, e dove andiamo a giocare? Dove andiamo a giocare? E questo lo dico. Ma dove andiamo? Ma fra qualche anno non ci sarà niente, non ci sarà niente. Qui non ci sarà, del calcio di tanti, non ci sarà nulla, nulla, nulla. E i comuni sono anche responsabili di questo atteggiamento. Perché è inutile che mi vengono a dire che poi gli assessori, io li vedo la domenica, io vado nei distinti, loro li vedo tutti in tribuna centrale, tutti lì, alla corte del Gran Re, voglio dire. Ma mi facciano il piacere, veramente. Vabbè, senza peli sulla lingua, Nino Bono ha detto la sua. Prossimo turno di prima categoria, girone D, Santa Maria San Salvatore, Vezzano, Vecchio Levato, San Pia di Canne, di Collerone di Moneglia. Mentre per la promozione, prossimo turno a Casazza Ligure, Lerici, Moconesi, Val d'Aveto, Orto Novo Levi e Amicizia Lagaccio, Camogliavegno. Adesso chiedo a Davide Cucu se può un attimino anticipare la telefonata ad Andrea Dagnino, perché si sta facendo tardi e mi dispiace, insomma. Chiamare tardi Andrea Dagnino, lo chiamiamo adesso e allora nel frattempo mandiamo in onda che scorrono le immagini della Lavagnese, faccio una piccola rivoluzione al programma, mandiamo in onda Sporting Bellinzago Lavagnese, il filmato, intanto cerchiamo di collegarci con Andrea Dagnino, allenatore bianconero Lavagnese che ha colto un'importantissima vittoria all'ultimissimo contro appunto il Bellinzago, Lavagnese che adesso tornerà in campo già dopodomani, così come le altre squadre del Tiguglio che sono inseriti come Sesto Levante e Rapallo Bogliasco. Eccolo qua, allora dovremmo avere Dagnino. Pronto Andrea? Ciao Giovanni, buonasera Nino. Ciao Andrea. Ciao. Allora, ciao, intanto Andrea. Scorrono le immagini della partita, l'abbiamo trovata da un emittente appunto della zona. Raccontami questa importantissima vittoria. Ma è stata una partita difficile, è cominciata in settimana con l'infortunio di Dileo e la squalifica di Rusca che ci metteva un pochino in difficoltà nel reparto difensivo. Abbiamo deciso con i miei collaboratori di fare esordire dal primo minuto Brusacca, un ragazzo 96 sulla quale puntiamo molto, e poi poco prima della partita abbiamo avuto la defezione di Damiani che è stato colto da un virus intestinale e allora ho rispolverato senza il minimo pensiero il capitano che non usavo da qualche minuto, e Gabri alla sua veneranda età ha fatto una partita straordinaria dimostrando che fa ancora parte del nostro gruppo anche se qualche malpensante l'aveva messo da parte troppo presto. Ho capito. Andrea, non c'è neanche il tempo di gustarsi questa bella vittoria, intanto vedete le immagini dei festeggiamenti di Boggiano che già dopodomani scendete in campo al Riboli contro il San Colombano, una partita sulla carta, sottolineo sulla carta, facile, ma insomma c'è da stare attenti. È una partita complicata, però è sicuramente meglio giocare in casa con San Colombano che andare a giocare a Bellinzago.
Inzago, quindi ce la stiamo preparando col poco tempo che abbiamo, però ne avevamo già parlato la settimana scorsa. Stiamo bene, abbiamo il morale alle stelle, c'è entusiasmo, quindi io credo che in casa nostra abbiamo sempre fatto bene e potremo vincere questa partita e sicuramente ci proveremo. La classifica non la guardiamo, è sicuramente bella, poteva essere migliore, però abbiamo fatto qualche piccolo passo falso e dobbiamo cercare di recuperare per cercare di fare un campionato di vertice, che è il nostro obiettivo, poi dove arriveremo non lo so. Ecco, tra l'altro veramente c'è proprio da sfruttare il fattore casalingo, perché dopo domani giocherete con Sacco Lombano e poi domenica ancora in casa contro il Dertona. Che idea ti sei fatto di questo campionato, soprattutto per le zone alte? Ma è un campionato molto complicato. Ieri abbiamo incontrato una squadra fortissima, dai valori tecnici straordinari, giocatori come Rebecchi che ha fatto la Serie A, Rossi, Mazzini. Purtroppo col fatto che non esiste più la C2, tanti giocatori professionisti sono scesi in D su piazze importanti come quella che abbiamo visto ieri, e ci troviamo tre domeniche con giocatori che hanno fatto categorie superiori. Noi puntiamo sempre sul nostro collettivo, abbiamo una squadra importante, fatta, mi permetto di dire, quasi tutta di Liguri, a parte Marianeschi, e abbiamo un collettivo che ha dei valori morali sopra la media e spesso ci porta a fare cose come quella che abbiamo fatto ieri, che pure in 10 uomini siamo riusciti a vincere la partita su un campo quasi impossibile. Vabbè, è un marchio di fabbrica, eh? Insomma, il carattere delle due squadre, magari sotto di un gol, magari anche con qualche espulsione. Ti faccio ancora i miei complimenti, Andrea, e ci vedremo mercoledì a Rivoli. Grazie ancora. Grazie Joelle, saluto Nino e ciao Andrea. In bocca al lupo. Ciao, grazie ancora Andrea. Bene, abbiamo ascoltato anche Andrea Dagnino, abbiamo aperto una piccola parentesi sulla Serie D, ma ci ritorneremo a breve. Nino, ti chiedo, adesso stavamo per aprire la parentesi, anzi la pagina relativa all'eccellenza, però io mi hai già anticipato, ti tocca giocare a Carasco, quanto secondo te può influire negativamente sulla tua squadra non giocare magari un terreno amico, diciamo così? Certamente il dramma è stato per i ragazzi della Juniors, perché sono tutti ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile di Santa Maria, quindi erano abituati ad andare a Cogorno, a San Martino, erano abituati a un ambiente diverso, erano abituati a un campo più grande, sì. Gli allenamenti erano impostati diversamente. E quindi più che altro l'unica cosa che mi ha incoraggiato questi ragazzi, perché ho visto che sono affezionati ai colori di Santa Maria, e con i genitori, ho parlato con i genitori, e io, siccome alla fine poi sono polemico ma sono un buono, ho iscritto anche la squadra e l'ho affidata a un allenatore che è Pinasco. Marco, sì, che è un ragazzo giovane che sa parlare benissimo ai ragazzini e che quindi stiamo andando bene. Anzi, posso dire che ho scoperto anche qualche ragazzo che vedo veramente bene e penso che in futuro, ho visto domenica Samuel Ulivi, un ragazzino 97, veramente bravo, bravo. Allora andiamo con l'eccellenza, si è giocata la sesta giornata di campionato. Allora vi dico io i risultati. Allora, il Rapallo ha vinto 2-1 in trasferta contro il Molassana, grazie ad un'autorete di Garibaldi e alla rete di Florio. La Samba Gretese ha vinto 2-0 contro il Magra Azzurri, le reti sono di Caldo e di Cacciapuote, e Riva Samba ha perso in trasferta a Busalla contro il Busalla 1-0. In classifica, ve la leggo velocemente, Ligona 15 punti, poi al secondo posto, e in eccellenza ricordiamo significa fare gli spareggi interregionali per salire in Serie D, abbiamo il Rapallo con 13 punti, 10 punti per il Magrazzurri, 9 punti per il Genova, 8 punti per la Samagritese, 7 punti per Imperia, Finale, Quigliano e Busalla, 6 punti per la Sestrese e il Ventimiglia, e poi in zona play-out abbiamo a 5 punti Fezzanese e Riva Samba, 4 punti per la Caerese, 3 punti per la Veloce Savona, ultimo con un punto il Molassana. Di questa giornata abbiamo le immagini del Rapallo che ci ha fornito gentilmente Fabio Musico,
le mandiamo in onda. Insomma, Rapallo che quest'anno è ritornato, perché ricordiamo, Rapallo l'anno scorso era in prima categoria, si era ritirato dopo 4 partite, quindi la squadra non ha più partecipato al campionato. Nel frattempo, durante l'estate, è cessato di esistere Valle Stura, e allora Corrado Vignolo, lo storico direttore generale sportivo bianconero, è riuscito a ottenere il titolo sportivo delle Valle Stura, quindi il Rapallo, magicamente mi viene da dire, però vabbè, nessuno glielo vieta, perché se effettivamente la federazione permette queste cose, poi si può anche discutere o no, però si può, l'ha fatto, ha fatto bene, a un certo punto se si poteva ha fatto bene, e la squadra è ripartita. Nell'anno del centenario, anche qua polemiche a go-go con magari la Ruentes per l'utilizzo del nome Rapallo Ruentes, Rapallo R puntato, insomma se ne dite tante, insomma Rapallo che comunque è stato costruito molto bene, perché la squadra è stata affidata ad un allenatore esperto della categoria come Stefano Fresia, che ha fatto per anni miracoli a Ponte Decimo, aveva salvato una stagione, se non ricordo male, la Bolzanetese, è stato a Vado, insomma un allenatore che insomma molto navigato, è una squadra che è composta da giocatori di categoria sicuramente, ma anche di categoria superiore. In porta abbiamo Nassano, poi abbiamo a centrocampo ad esempio Vincenzo Ranieri, in difesa c'è Paolo Livellara, in avanti c'è il ritorno di Gianni Florio, a fianco a Florio c'è Davide Paterno, ex Sesto Levante, Valle Stura, Lavagnese, poi qua vedete Musico, il giovane Musico che è figlio appunto di Fabio, che ci ha fornito le immagini, poi il grande ritorno di Lele Maucci, la bandiera appunto del Rapallo dopo la stagione al Valle Stura. Insomma, questa è una squadra che ha tutte le carte in regola per fare bene. Adesso sono secondi in classifica, hanno 13 punti, solo 2 punti di ritardo nei confronti del Ligorna, che Ligorna è forse la favorita numero uno per la vittoria finale insieme a Magrazzurri, ma c'è anche Rapallo, una squadra come detto ben costruita con giocatori molto molto importanti. Mentre scorrono le immagini appunto della gara giocata a Caderissi, a campo di casa del Molassana, chiedo a Nino, ti faccio una domanda in generale che faccio spesso, insomma, regole dei giovani in eccellenza in Serie D, carne da macello mi viene da dire, perché questi giocano 2 anni e poi spariscono. Dunque, perché? Dunque, allora, io sono stato sempre contrario, perché me ne sono accorto dall'eccellenza e in promozione, non avendo ragazzi abbastanza competitivi, diciamo, fuori. Però devo essere anche onesto che grazie a questa formula io, avendo lavorato parecchio con i giovani, e grazie anche agli allenatori che ho avuto, hanno tirato su proprio 30-40 ragazzi che mi hanno permesso di cose. E quindi l'ho sistemati un po' tutti in promozione e in eccellenza. Non per niente, Mocconisi, Levi, Baldavito, eccetera, hanno tutti giocatori miei in prestito, eccetera. Però il dramma di questi ragazzi è questo, che quando poi finiscono ad essere fuori quota, qualcuno addirittura smette perché non vuole scendere di livello, e altri, insomma, è un problema, cioè fuori quota, se uno è bravo, secondo me, gioca. Io giocavo a 16 anni in Serie D, ma perché ero bravo, non perché ero fuori quota. Allora non c'erano i fuori quota, parliamo delle preistorie comunque. Ecco. Poi parliamo della tua carriera da calciatore, perché non lo sanno in tanti, che hai avuto una carriera da giocatore. E quindi, voglio dire, quindi è un problema, però vedo che sta diventando un problema per quelli che non hanno il settore giovanile. È un problema grosso, perché qui c'è uno sborso di soldi, perché chi non ha i fuori quota deve prendere. Adesso capisci che 2,96 e un 95 deve averne come minimo 9 fuori quota. E allora bisogna andare, siccome quelli che non hanno i fuori quota devono pagarli. E qui è diventato è diventato anche un mercato questo. Assolutamente, intanto vedete l'esultanza per il rigore trasformato da Flori, intanto le immagini ancora scorrono la partita
giocata a campo dei Caderissi tra Molassana e Rapallo. Rapallo che adesso il prossimo turno giocherà al Macera di Rapallo contro Raffezzanese, mentre per quanto riguarda il Riva Samo, intanto sono finite le immagini, adesso queste sono immagini, sono fotografie, ma filmato con i gol l'abbiamo appena visto. Dicevamo, al prossimo turno Rapallo Fezzanese al Macera di Rapallo, all'Andersen di Sesto Levante Riva Samba Molassana e Ventimiglia San Margheritese. Passiamo adesso al campionato di Serie D, si è giocata l'ottava giornata, vediamo se ci sono le schermate dell'ottava giornata. Ricordiamo che domenica scorsa, come tanti altri campionati, non si è giocato, ma adesso andiamo con ordine, andiamo a leggere i risultati. Abracca Arronese batte, anzi 2-2 tra Abracca Arronese, scusate, 1-1 tra Argentina e Vado, 1-1 tra Chieri e Acqui, 4-2 del Deltona nei confronti del Borgosesia. A Novi Ligure Oltrepò Voghera batte Novese 2-1, Pro Settima Eureka Valle d'Aosta 4-1, Rapallo Bogliasco Borgo Manero 3-1, San Colombano Cuneo 1-0, Sesto Levante Asti 2-0 e a Bellinzago Lavagnese batte Sporting Bellinzago 1-0 grazie alla rete di Boggiano. Per il Sesto Levante hanno segnato Firenze e Longobardi e, come detto, per il Rapallo un autogol di Garibaldi e la rete su calcio di rigore di Flora. Andiamo a vedere la classifica di Serie D. Vedete in testa la Caronese con 18 punti, poi lo Sporting Bellinzano e la Pro Settimo Eureka con 16 punti, poi abbiamo a 15 punti Lavagnese Sesto Levante con 15 punti, ma attenzione, sia i bianconeri sia i corsari hanno una partita in meno, così come il Rapallo Bogliasco. 14 punti per il Vado, 13 punti per il Bra e il Cuneo, 11 punti per l'Asti, l'Oltrepò Voghera e l'Acqui, 10 punti per Chieri, Borgosesia e Novese, 9 punti per l'Argentina, 8 punti per il Deltona, 7 punti per il San Colombano, 6 punti per il Rapallo Bogliasco, 4 punti per il Borgo Manero, 0 punti per il Valle d'Aosta. Come detto, guardiamo la classifica un attimo, come detto hanno una partita in meno la Lavagnese, che mercoledì dopodomani giocherà al Riboli contro il San Colombano, una partita in meno anche per il Sesto Levante, che giocherà mercoledì anche qua dopodomani contro il Borgo Manero in trasferta, e Rapallo Bogliasco, che anch'esso ha una partita in meno, giocherà a Voghera contro l'Oltrepò Voghera dopodomani. Poi domenica giocherà Lavagnese Deltona al Riboli, Caronese Sesto Levante a Caronno in Lombardia e poi Valle d'Aosta Rapallo Bogliasco. Chiedo a Cucu, perché abbiamo qualche problema tecnico sul Sestri. Abbiamo il filmato del Sestri? Niente. Allora, niente, non abbiamo il filmato del Sestri, che comunque ieri è stato protagonista di una bella vittoria, merito del gruppo che è riuscito a creare Francesco Baldini, è una vittoria anche contro la sfortuna, perché poi alla fine del primo tempo il Sesti ha dovuto registrare due infortuni a Mautone e a Dolce al ginocchio, e poi all'inizio ripresa a Firenze un problema al polpaccio. Per questi tre giocatori domani ci sarà la risonanza e si saprà che molto probabilmente, a mio modo di vedere, mercoledì non ne vedremo nessuno dei tre in campo. Si spera quantomeno Firenze, credo così a naso, di poter recuperare per la partita di domenica. Però insomma è stata una partita, una vittoria bella, sofferta, ma che insomma purtroppo per il rossoblù hanno dovuto pagare dazio. Nino, ti chiedo la tua carriera da giocatore, perché te sei stato dirigente, sei presidente, insomma hai giocato anche a pallone, dillo un po', perché non tutti lo sanno. Beh, sì, io sono nato a Taurinova, provincia di Reggio Calabria, e ho fatto il settore giovanile. Non l'avrei mai detto, no, no, beh, ci tengo alla mia cadenza, perché io sono fiero. Comunque, beh, poi sai, avendo lavorato anche, poi c'è il problema che io in Italia non ho mai lavorato, ho lavorato sempre all'estero, quindi con gli arabi mi trovo bene a parlare. Ti racconto questo, che c'era un anno che ero in Algeria, e alla dogana mi fermano e mi dicono, io ero con i capelli neri, tutto, ma proprio nero proprio, era abbronzatissimo, una cosa. Mi ferma alla dogana e mi dice, i papier, i documenti, gli do i miei documenti e mi dice che è falso. E la dico, come falso? Mi dice, no, tu mon frère. Tu sei uguale a me, non puoi essere italiano. Sì. No, dico, ma io dicevo, ma guarda che Italia, Sud. No,
tu mon frère, dicevo che io avevo i documenti, che io ero arabo come loro. A un certo punto ho dovuto dirgli, va bene, sì, è vero. Poi è arrivata la polizia, veramente ho dovuto chiamare Genova, l'Ansaldo, per portarmi fuori. Vuol dire che, quindi, voglio dire, la mia storia è proprio... Comunque io ho fatto il settore giovanile nella Taurinovesi, a 15 anni ho avuto una grande fortuna che mi hanno convocato in nazionale allievi insieme a un altro ragazzo, un portiere Fulco. Siamo andati in ritiro a Caserta, la Villa Reale. Sì. Eravamo lì in ritiro, però giocavamo a Napoli. Sì. A Napoli. E allora c'era, noi come allenatori, quando sono andato io, c'era Bearzot, poi c'era Balcareggi, sì. I maestri erano questi, addirittura Piola, quello che ci insegnava a colpire di testa. E l'allora direttore tecnico della prima squadra della Nazionale A era Edmondo Fabbri. Io ho giocato prima di Italia, mi ricordo, Italia-Turchia 6-1, c'era Ludette Rivera, abbiamo fatto la partitina, prima, sai, allora si soleva fare che prima della partita dell'incontro di calcio, c'era quando sono per la prima volta ero abituato a giocare con 300-400 persone, quando siamo andati a giocare siamo usciti fuori dalle cose, c'erano 80.000, 60.000, non so quant'erano, eccetera. E quando ho sentito l'inno nazionale mi sono messo a piangere e non la finivo più. Questo è stato il ricordo più bello che ho della mia infanzia. Quindi ho giocato in promozioni a eccellenze e sono arrivato anche ai sordi in Serie D, poi sono dovuto andare militare e poi mi sono trasferito a Taranto per lavoro e non sono mai ritornato a casa. Okay. Allora, intanto Cucu mi ha fatto dei messaggi di fumo tipo indiani, ho visto che siamo al 42esimo con Femi, il risultato è sempre di 1-0 a favore della Virtus Entella grazie alla rete di Botta, ma i biancocelesti sono con un uomo in meno per l'espulsione o infortunio? Espulsione, mi sai dire di chi? Non me lo sa ancora dire, vabbè. Allora ribadisco, siamo al 40, adesso immagino siamo al 43esimo, la Virtus Entella conduce sempre per 1-0 grazie al gol messo a segno da Botta nella prima frazione di gioco e, come ci ha raccontato Gastrini nella prima parte della trasmissione, anzi nell'intervallo della partita al telefono, è stata una gran botta quella di Botta. Tanto che cerco di guadagnare tempo perché insomma la Virtus Entella sta giocando e sta concludendo la partita. Ah, Russo espulso. Ah, Michele espulso per doppia munizione. No, proprio lui no. Tanto io sto vedendo le immagini, io le posso vedere, voi non le potete vedere. Siamo al 43esimo e 25 secondi. Abbiamo detto che la Virtus Entella conduce per 1-0 nei confronti del Cittadella, gara valevole per il campionato di Serie B. Ricordo tra l'altro che la partita che è stata rinviata per il maltempo, che è stata rinviata per ben due volte, partita che è in programma sabato scorso e poi rinviata domenica e rinviata nuovamente, è stata rinviata ufficialmente quella con la Ternana comunale di Chiavari a martedì 4 novembre alle ore 18, quindi adesso i biancocelesti sono impegnati qua come sapete contro Cittadella 1-0, sta vincendo, ma la partita di recupero, partita rinviata per il maltempo contro la Ternana, si disputerà a Chiavari, al comunale di Chiavari di Via Castaldi, martedì 4 novembre alle ore 18. Intanto la Virtus Entella è al limite della propria area di rigore, c'è una munizione per un giocatore del Cittadella che sta cercando di spingere, di trovare la via della rete, ma adesso vanno via secondi preziosi per i chiavaresi che hanno guadagnato un calcio di punizione. Adesso c'è questa, sì, c'è stata una spinta nei confronti, vediamo un po', no, simulazione, l'arbitro ha visto una simulazione, sì, ha visto una simulazione, adesso si riparte con un calcio di punizione da parte di Pellizzoni dalla propria area di rigore, pallone che adesso è a centrocampo. Scorrono i secondi e intanto chiedo alla regia se può ancora inquadrare questa maglia, intanto cerchiamo di far scorrere ancora. Allora, vedete questa maglia è di Cristian Gastrini, 4 minuti di recupero, accidenti all'arbitro, mi toccherà ancora parlare per 4 minuti. Allora, questa maglia, Nino, io ti invito,
con la tua società, certamente, a comprare quanti giocatori avete nel Santa Maria più o meno nella rosa della prima squadra? Prima squadra sono 22. Ecco, allora facciamo che questi tuoi 22 giocatori ognuno si paga con 10 euro questa maglietta, così almeno quando scenderete in campo nel fine settimana dell'1 e 2 novembre, quindi il 2 novembre, perché Santa Maria gioca di domenica, scenderete in campo e arriverete a centrocampo con questa maglia, perché l'intento degli organizzatori e per quanto riguarda la zona del Tiguglio, portavoce Cristian Gasterini, è quello di raccogliere più soldi possibile per donarli alluvionati, scusate, di Genova, dalla provincia di Genova, e in cambio di 10 euro, che l'offerta è minima, otterrete questa maglietta. Abbiamo spiegato e spiegheremo a più riprese come si fa a ottenere questa maglietta. Su Facebook c'è proprio la pagina Non c'è fango che tenga, ma poi ci sono anche i codici IBAN, se vi informate insomma riuscirete sicuramente a trovare tutte le informazioni, perché insomma volere è potere, ricordatevelo. Vedete questa maglietta, l'intento del giocatore dilettante è quello di raccogliere appunto per ogni maglietta 10 euro e di scendere in campo appunto con questa maglia. Un piccolo gesto, ma che diventa grande se insomma sommiamo tutti i calciatori, quantomeno del Tiguglio, dalla terza categoria all'eccellenza, per questo gesto. E ricordiamo che il tutto per quanto riguarda il Tiguglio è partito da Cristian Gasterini, quindi merito all'attaccante della panchina di avere preso a cuore questo, questa iniziativa. Intanto abbiamo detto 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Ricordo, la Virtus Entella vince sempre 1-0 nei confronti del Cittadella grazie al gol messo a segno da Botta, e dei 4 minuti di recupero ne sono scoccati in questo momento 2, quindi si gioca ancora per 120 secondi. Nino, ti chiedo ancora, Santa Maria, come detto, è impegnata nel campionato di prima categoria. C'è un pupillo? Hai un giocatore, un tuo pupillo nel Santa Maria? Quest'anno? Quest'anno. Quest'anno sì. Lo sapevo, dai. Allora il tuo pupillo chi è? Ah, allora, il mio pupillo quest'anno è Dal Paos. È un ragazzino che viene dal settore giovanile della Capranese. E io l'ho individuato già l'anno scorso, che giocava nella Juniors, e posso dire che veramente è un giocatore già d'eccellenza, già, ma veramente bravo tecnicamente. Io ho un problema, sì. Ho il centrocampo di grande valore, sì. Tutti ragazzini ma di grande valore, Perucchio, Dal Paos, De Luces, sì. Che è anche un ragazzo in gamba dei Sestieri. Il problema mio è davanti, sono fortissimo con Celestini e poi Casalecci, che è il mio bomber. Il problema è che devo trovare un centrale. Se c'è qualcuno disponibile, io sono, ricordate, faccio un annuncio, ho bisogno di un centrale. Ascolta Nino, uno che invece è stato per molto tempo il tuo pupillo e che poteva forse fare un po' di più era Imbraguglia. Allora, Imbraguglia è allora, dunque, è dal 2004 che mi ispira solo dei gran soldi per i gol che ha segnato. Sì, allora io mi ricordo, vi posso dire, nel 2004 lui giocava nell'allievi del villaggio. Gli avevamo promesso 30.000 lire, 10.000 lire a gol. Sì. Poi lui ha detto, io sono bravo. Se mi riuscite a dare 10.000 lire al gol, io sono felice e cosa. Noi abbiamo fatto per scommessa. La domenica dovevamo fare la colletta. Scusami, è finita. La Virtus Entella ha battuto il Cittadella 1-0, è finita in questo momento. Ricordiamo, la Virtus Entella ha segnato grazie a Botta nel primo tempo. Quindi 3 punti importanti per Luca Prina, che è stato subito inquadrato appena è arrivato il fischio finale. Quindi ribadisco il risultato, Cittadella 0, Virtus Entella 1, la rete è stata segnata da Botta. Scusami Nino, c'era da dire questa notizia. Quindi noi siamo stati costretti a fare la colletta, perché lui segnava 3-4 gol in Braguglia. Però l'Imbraguglia, e io lo prendo dal settore giovanile della Lavagnesi, che sì. L'avevamo dato in prestito dal villaggio, segna 31 gol in prima categoria, ne segna 14 gol in promozione. Poi si è fatto male, sempre mal di schiena. L'anno scorso, finché c'era lui, ero quarto in classifica
e avevo fatto 20 punti e aveva segnato 11 gol. Senza Imbraguglia io perdo, con Imbraguglia vinco sempre. Quest'anno non lo so, spero che... Comunque, se non ti trovi bene a Real Pesca, a dicembre io ti aspetto, lo sai, c'è sempre il papà che ti aspetta. Va bene, chiedo ancora, proprio per... Cucco, abbiamo trovato il Sestri? Niente, allora niente, io chiedo scusa ai tifosi del Sestri per problemi tecnici, non abbiamo le immagini del Sestri, vi prometto che sarà la prima e l'ultima volta, perché a Sestri poi non si vive. Allora, vi saluto ancora, io ringrazio Nino Bono, presidente del Santa Maria San Salvatore, e ringrazio anche Paolo Gallo che ci ha lasciato nella prima parte della trasmissione, allenatore del Borgo Rotondo. Nino, mi raccomando, non ti arrabbiare. No, non mi arrabbio. Ah, bravo, bravo. Posso fare un annuncio prima di... Devi. Un minuto prima. Vai. Agli amministratori dei comuni, dei locali, siccome la TASI viene pagata da tutti i contribuenti, l'ora invece di farla pagare 100 euro, fatela pagare 75 euro, perché la TASI la paghiamo tutti i consumenti. Non possiamo pagare l'illuminazione del campo e l'illuminazione del... Nino, guarda qua, però. Guarda, ecco, bravo, bravo, guarda, allora, qua, guarda qua, guarda qua, qua, qua. Ripeto, qua. Ripeto, allora, amministratori dei comuni, siccome paghiamo la TASI si paga la pubblica illuminazione, le luci dei campi sportivi, degli impianti sportivi e pubblica illuminazione. Allora, invece di far pagare la sera 100 euro all'ora, fate pagare 75 come il diurno, va bene? Se poi mi sbaglio andremo alla Corte dei Conti. E allora adesso io e Nino Bono vi salutiamo. Vi ricordo l'appuntamento con Punto Sport a lunedì prossimo, con tante immagini, tanti risultati, tanti ospiti, sia qua in studio sia telefonicamente. Io vi auguro una buona serata. Io e Nino Bono adesso andiamo in Algeria e vediamo se ci fanno passare o ci prendono per loro. Mon frère. Buona serata a tutti. Inshallah. Ricordatevi la maglietta.